Buongiorno, rieccoci qua nel mio canale. Quest'oggi faremo un video abbastanza veloce e voglio parlarvi insomma un po' di quello che è successo oggi, appunto perché allora oggi c'è stata l'Europa League, quindi si sono giocate molte partite, tra cui allora il Napoli, clamorosamente la partita è finita da poco e ha pareggiato 1-1. E veramente non me l'aspettavo, gol di Mertens per il Napoli, però comunque c'è un pareggio del Napoli, veramente non me lo aspettavo. Che dire, poi il Milan vabbè, ha vinto 4-2 contro il Celtic, allora era passato in vantaggio il Celtic con Rogic e poi aveva anche raddoppiato con Edward. E poi c'è stato Çalhanoğlu al 24esimo minuto che diciamo, ha riaperto un po' la partita e poi Castiglieco ha pareggiato e successivamente poi Hauge che è veramente secondo me un grande prospetto per il futuro anche per il Milan che quest'anno è veramente una squadra forte, competitiva e poi vedo che è anche una squadra che gioca bene e cioè, ultimamente anche che insomma gioca con una squadra che insieme riescono a dare la loro identità di gioco con molti giovani talenti e poi anche con vari tipo Ibrahimovic, giocatori di esperienza sempre forti e che fanno molto bene. Poi anche Çalhanoğlu oggi mi era sembrato un leader. Poi comunque anche ha segnato il gol del 4-2 Ebrahim Diaz all'82esimo minuto e sono cioè, questo Milan secondo me può lottare fino alla fine ecco, per la vittoria dell'Europa League. Anche se non lo so perché io se fossi il Milan punterei di più sul campionato. Anche se è anche vero che quest'anno cioè il Milan ha una rosa secondo me competitiva anche tra i panchinari. Quindi secondo me insomma ce la può fare. Poi c'è stata anche la Roma che appunto ha vinto. Se non sbaglio 3-1, adesso il risultato mi sfugge, perché sto guardando, ah no, 5-0, no, 5-0 era la partita, la scorsa partita contro il Cluj, aspettate un attimo che vado a vedere, allora, sì, allora comunque l'Arsenal ha stravinto contro il Rapid Vienna e me l'aspettavo. Poi comunque 3-1 si sì, ha vinto la Roma contro lo Young Boys. Young Boys che era una squadra ostica secondo me da non sottovalutare, però appunto anche perché è passata in vantaggio con Ian Pierre Nsame, però non so chi sia, però va bene. Comunque diciamo che poi la Roma se n'è cavata, ha segnato 3 gol con Majoral, Calafiori che tra l'altro ho visto che ha fatto un bellissimo gol, e poi Edin Dzeko, quindi Roma che poi cioè, le statistiche parlano chiaro, 19 tiri per la Roma contro i 7 dello Young Boys, 11 in porta della Roma contro l'1 dello Young Boys, cioè un tiro in porta e un gol per lo Young Boys, quindi veramente che ha meritato la vittoria della Roma e pareggio un po' strano che non mi aspettavo comunque del Napoli, ma succede, insomma, anche quello può capitare. E che dire, sì. E poi comunque oggi c'è stato un altro grande evento e appunto oggi ci sono state cioè i sorteggi per le Final Four, quindi le semifinali della UEFA Nations League. E noi abbiamo, cioè, ovviamente, vi dico prima le squadre, intanto per chi non sapesse, le quattro semifinaliste erano l'Italia, la Spagna, il Belgio e la Francia. E noi abbiamo beccato la Spagna che nell'ultima partita aveva proprio stravinto, non mi ricordo contro chi, ma mi ricordo che aveva stravinto però allora Mancini ha detto che ovviamente sarà difficile, però diciamo che lui pensa di farcela, insomma, e speriamo, insomma, spero anch'io di farcela perché mi piacerebbe portare, ormai che siamo in semifinale, perché no, portare a casa un trofeo così, mi piacerebbe come, sinceramente, ma vedremo, insomma, l'evolversi della situazione. Allora, l'altra semifinale sarà Francia contro Belgio e allora se devo farvi un pronostico
Secondo me, sapete che avrei qualche dubbio perché la Francia è una squadra sicuramente, forse, se non forse la favorita per vincere, perché ha una squadra veramente forte con i vari Mbappé, Lloris in porta, Pogba, Varane e Umtiti e tanti altri. E anche Griezmann che per Barcellona sta un po' deludendo, però comunque resta un attaccante favoloso. E poi anche Dembélé, cioè Lemar, vabbè, per dirli tutti qua starei anche Camavinga, il giovane talento, e quindi francese, però vabbè. Comunque anche il Belgio però non scherza, perché con Hazard, Lukaku dell'Inter, sì, magari quello della Lazio, sì, anche lui belga, ovviamente, perché è suo fratello, però non è proprio così all'altezza. Però comunque diciamo che poi c'è anche De Bruyne, Courtois in porta e company, sì, insomma, anche loro hanno una bella squadretta, e secondo me dico che vincerà la Francia. Quindi forse in finale potremmo beccare eventualmente una Francia. Non sarà affatto semplice, anche però pensiamo partita per partita, perché dovremmo sfidare la Spagna prima, che non è affatto semplice, poi con Morata che adesso si sta ritrovando, poi ci sono tantissimi altri calciatori forti nella Spagna, e anche, appunto, avevo detto che oggi facevo un video breve, quindi non voglio dilungarmi più di tanto, però comunque sarà difficile e io penso che veramente ci sarà cioè, se giochiamo, dobbiamo fare delle partite perfette se vogliamo portare a casa la competizione. Vabbè, allora io vi ricordo di lasciare un bel like se questo video vi è piaciuto, di iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto e di attivare, perché appunto è importante per me, no? Per voi non costa nulla, è gratuito, poi quindi. Sotto in descrizione il link per seguirmi su Instagram, vi ricordo di attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui miei contenuti e vi consiglio di scaricare OneFootball, migliore applicazione secondo me, per seguire tutto il mondo del calcio a 360 gradi, quindi oltre alle partite anche nelle sessioni di calciomercato anche tutti i trasferimenti e i probabili trasferimenti, che dire, speriamo di fare il meglio, ecco, con l'Italia. E allora, detto questo, vi saluto tutti da Marco Sport 42 tutto, e ci vediamo con un prossimo video. Buonanotte, ormai direi sì, e ci vediamo domani con la carriera allenatore Lazio e il 15° episodio. Arrivederci a tutti.